Ehi voi, bentornati sul canale di Genetic DNA e in questo video acquisti di gennaio un po' in ritardo nella mia veste da Desmond Miles, così diciamo. Allora, c'ho poca roba, premetto, perché ho dovuto fare dei piccoli recuperi essendo che mi devono arrivare le nuove console. Ho deciso di non prendere troppa roba, diciamo, nuova. Allora, iniziamo subito con i recuperi PlayStation 3. Allora, ho recuperato la trilogia di Devil May Cry rimasterizzata in HD, appunto. Questo giocone fantastico che mi ha accompagnato ai tempi della Play 2, ho voluto riprenderlo. Non ci ho ancora giocato, ovviamente. Poi Dead Rising 2. Allora, questo gioco, il primo, non mi è piaciuto per nulla. Ok, così riuscite anche a vedermi. Non mi è piaciuto per nulla, però appunto ho visto alcuni gameplay di questo gioco e ho deciso di prenderlo perché mi sembrava un po' più completo. Ok, videoludico finito per quanto riguarda la console. Ora andiamo ai film in Blu-ray. Film in Blu-ray con questo film uscito quest'anno, RIPD, I poliziotti dell'aldilà. Continuo a sbagliare lato, quindi voi non vedete mai la mia faccia quando io metto fin davanti, va bene, fa niente. E film che mi ha fatto scompisciare da ridere, ve lo consiglio se non l'avete visto. Okay. Poi un grandissimo film interpretato dal mitico Nicolas Cage, ovvero Lord of War. Questo film l'avevo in DVD, visto che i miei DVD li sto passando a mio padre, ho deciso di prenderlo. Quindi, ok. Adesso questa parte diciamo che è finita qua, però ho fatto alcuni acquisti barra regali in digitale su PC. Adesso io guarderò di qua perché ho il PC aperto, perché non mi ricordo quanta cazzo di roba ho preso. Allora, ho preso, questi li ho presi io, la trilogia di Mass Effect su Origin, perché questa è una trilogia che a me è piaciuta un sacco su PC e quindi ho deciso di prenderla. Cioè, scusate, mi è piaciuta un sacco su Xbox 360 e ho deciso appunto di provare la grafica da PC, quindi anche qua ho iniziato a giocare solo al primo. E poi su Origin mi è stato regalato, come avete visto, Need for Speed Rivals, che ci sto facendo alcuni gameplay. Tra l'altro fa un caldo della Madonna, io con questa cazzo di cosa, bella idea. E questi sono i giochi, diciamo, da Origin. Poi passiamo a Steam. Allora, su Steam ho recuperato Alan Wake, azioni sotto Natale barra inizio gennaio. Infatti li ho presi tutti nel corso tra l'inizio di gennaio e la metà di gennaio, ecco. Allora, Alan Wake, poi Formula 1 Race Stars, Just Cause 2, o come cazzo si dice, poi vabbè, Rust, che è un gioco ancora in alfa, mi sta facendo cristonare. E poi mi è stato regalato Tomb Raider. Anche lì mi sembra che, non l'avevo detto, perché non farò gameplay, perché magari farò soltanto un inizio o qualche missioncina, tanto per farvi vedere un po' la grafica, diciamo, da PC, come ho fatto anche per Assassin's Creed 4 Black Flag, che sto facendo degli spezzoni così a caso, però su PlayStation. Magari ne metterò anche qualcuno su PC. E niente, adesso volevo soltanto appunto farvi una piccola comunicazione. Allora, il weekend, questo weekend, l'8 e il 9 non ci sono perché vado a bordare due giorni con amici in Italia, a Bardonecchio, non sono mai andato in Italia a sciare vicino a Torino, vabbè. Comunque ho fatto questo, quindi non ci sarò, vedrò di mettere dei video la sera prima. Poi appena finirò con Blacklist, con Assassin's Creed, sì, ciao, buonanotte, oggi sono proprio rincoglionito, aspettate, reset, quando finirò Splinter Cell Blacklist farò un metterò degli elenchi di giochi e farò scegliere a voi il gioco che più preferite per iniziare appunto una nuova serie. Intanto ci sto morendo dal caldo e quindi niente, questo video finisce qui e vi aspetto ai prossimi. Ciao a tutti da Genetic DNA. Ma sto spegnendo!